Ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video dedicato a COD Mobile. In questo episodio parleremo del nuovo fucile tattico che mi ha fatto tornare una gran voglia di giocare alla Battle Royale. Mi riferisco all'SPR. Allora, come posso descrivere quest'arma? Un modo semplice per riassumere l'SPR è quello di definirlo un Kilo 2.0. Come sapete, questa tipologia di fucili non è la mia preferita, i mezzi cecchini non sono la categoria di armi dove eccello. Ciò nonostante, ci sono sicuramente player che riescono a performare bene con questi fucili ed è proprio pensando a questi giocatori che mi sono impegnato ad analizzare l'SPR. Sarò onesto, è stato incredibilmente difficile. La ragione per cui ho faticato tanto sono le svariate versioni che ci vengono proposte. Qual è la migliore? Beh, penso questo sia giusto siate voi a giudicarlo in base ai dati e al vostro stile di gioco. Nella versione standard presenta una cadenza che gli consente di sparare un colpo ogni secondo e mezzo. Tra i fucili di precisione questo è il ratio di fuoco più basso che possiamo trovare, e per quanto non differisca in maniera così drastica rispetto agli altri, la cadenza ridotta è un grave problema. Questo perché se sbagliamo un colpo o abbiamo più nemici davanti, la finestra temporale dove non possiamo attaccarli è veramente larga, lasciandoci quindi vulnerabili. In più, chi è abituato a giocare con i fucili di precisione tendenzialmente ha un timing e una memoria muscolare che con l'SPR non sono applicabili. Difatti, se ci basiamo sulla nostra esperienza per sparare i colpi in successione, spesso e volentieri mireremo, proveremo a sparare e toglieremo la mira senza aver combinato alcunché. E già, questa cosa mi trigger abbastanza. In compenso, il tempo di mira è tra i migliori. Esattamente come per gli altri fucili di precisione, la dispersione non si applica all'SPR. Potremo quindi ridurre il tempo di mira senza preoccuparci di un'eventuale dispersione dei colpi. Se invece andiamo a guardare il suo danno standard rapportato alla portata, possiamo notare come in realtà differisca dai suoi simili. Fino ai 17 metri avremo un hitbox come quello del DLQ. Dai 17 ai 32 metri non potremo più one-shottare colpendo gli avambracci. E infine, nell'ultima fascia, l'hitbox sarà uguale a quello del Kilo e dell'Outlaw. Nonostante nella descrizione ci venga detto che quest'arma ha diverse possibilità di setting, in realtà le nostre scelte sono abbastanza obbligate. Ad esempio, il laser OVC tattico e la canna leggera con silenziatore monoblocco RTC sono due accessori a cui difficilmente possiamo rinunciare. A questi aggiungerei anche il calcio da battaglia YKM. Certo, il barcollamento dopo colpo e la deviazione mira-mirino sono abbastanza fastidiosi, ma la riduzione al tempo di mira è ottima. Ora, appurato che 3 dei 5 accessori disponibili sono già decretati in partenza, andiamo a vedere cosa ci rimane. La volata non è disponibile vista la presenza della canna monoblocco, ma tranquilli, non vi perdete niente. Nessuno di questi accessori può ritenersi utile nel gunsmith. Per quanto riguarda le munizioni, per il momento mi limito a dire che il caricatore aumentato è una scelta plausibile. In alternativa possiamo optare per gli FMJ. Gli ultimi spazi disponibili sono l'ottica e l'otturatore. Come per il Kilo, equipaggiare un'ottica mi sembra una scelta non dico sbagliata, ma abbastanza controsenso. Insomma, il mirino standard è la caratteristica peculiare di queste armi, quindi non vedo perché modificarlo. Ad ogni modo, sappiate che equipaggiando qualsiasi ottica non andremo ad aumentare il tempo di mira. Quindi l'ultimo slot che ci rimane è quello dell'otturatore. Non sto neanche a spiegarvi perché diminuire la cadenza sia una sciocchezza. Piuttosto ho preferito aumentarla a discapito della portata. Scelta del tutto discutibile, ma appunto vedevo poche alternative e sarò onesto, non è neanche così malaccio. Il tempo di mira e la cadenza leggermente superiore alla media dei fucili di precisione ci consentono un buon gioco nel corto raggio. Detto ciò, andiamo ad analizzare le altre versioni. L'SPR infatti ha disponibili altri due caricatori, uno più improntato sul multigiocatore e uno decisamente utile solo in Battle Royale. Nella versione MG l'unica cosa che andremo a cambiare nel setting è appunto il caricatore. Questo aumenterà il danno e la gittata, cambiando quindi radicalmente l'hitbox e la portata dell'arma. Quest'ultima in realtà non aumenterà di così tanto, visto che comunque saremo sempre obbligati ad equipaggiare l'otturatore leggero, visto che la cadenza verrà ridotta. Ciò nonostante, a differenza della prima versione, in questa la portata non diminuisce, bensì aumenta del 10%. Per quanto riguarda il danno, ci sarà sempre il problema degli hitmarker agli avambracci, ma questo si presenterà solo dopo i 35 metri. In più potremo comunque one-shottare all'addome. Queste però sono distanze che, vista la tipologia di arma e la grandezza delle mappe, non ci interessano poi così tanto. Tra i 18 e i 35 metri avremo il fantastico hitbox del DLQ e nel corto raggio sarà addirittura più ampia la zona one shottabile. Presentato così, l'SPR sembra veramente fortissimo. In realtà però la cadenza risulterà di poco inferiore alla media, ci saranno quindi tutte le problematiche citate prima. Detto ciò, se con il mirino standard ci troviamo bene ed escludiamo dalle variabili fight a lungo raggio e la necessità di sparare più colpi in successione, l'SPR possiamo considerarlo tra i più forti fucili di precisione. Ma passiamo all'unica versione di questo
quest'arma che davvero apprezzo un sacco, ossia quella con il caricatore BR. Prima di iniziare ringrazio il Team Lenders per essersi occupato del recupero dati e analisi dell'arma nel settore Battle Royale. Grazie al loro lavoro posso dirvi due cose importantissime. La prima è che non importa quanto sia distante il nemico, i proiettili non precipiteranno all'aumentare della distanza. Seconda cosa è che un nemico con equipaggiata la veste a livello 3 e l'adrenalina potrà resistere ad un massimo di 273 danni. Perché vi dico tutto questo? Semplice, equipaggiando il caricatore BR verrà modificato il moltiplicatore alla testa. Come potete vedere, questo è l'unico danno che viene aumentato, ma è quanto basta per permetterci di one-shottare colpendo la testa qualsiasi tipologia di nemico. Semplicemente fantastico! Ed essendo un colpo che non è così facile portare a segno, questa nuova aggiunta non va a squilibrare così tanto il gioco. Per quanto riguarda il gunsmith, l'unica cosa che andiamo a fare è sostituire al calcio un bello obiettivo per 6. Ora, essendo che nella modalità BR non è richiesta la stessa velocità di mira che invece è obbligatoria nel multigiocatore e quasi quasi possiamo anche fregarcene della cadenza ridotta, penso si possano testare anche altri eventuali gunsmith che invece prediligono il controllo del rinculo e la stabilità mirino. Se nei vostri tentativi trovasse un setting ottimale per la BR, scrivetelo pure nei commenti che vedremo di provarlo in streaming. Ebbene ragazzi, anche per questo video è tutto. Spero che a differenza mia molti di voi si trovino bene con questa categoria di armi. Al solito vi ricordo che potete seguirci anche sui nostri canali social Discord, Telegram e sulla piattaforma Viola. Noi come sempre ci vediamo in un prossimo video. Ciao belli! Diamine, datemi il tempo di masterare quest'arma e vi divento il Moonraider di COD Mobile.